ipotesi nucleare a Porto Marghera, il governatore Zaia, contrario all'idea lanciata da Renato Brunetta, che ha trovato l'apertura del governo e degli industriali. Pensiamo piuttosto alla riconversione in energia pulita. Il capo dello Stato Sergio Mattarella sarà a Venezia in piazza San Marco per le celebrazioni del 4 novembre con il ministro Crosetto. Alla cerimonia anche l'esibizione delle frecce tricolori. Spaccata all'Enoteca Pai per Azzelarino alle 6 del mattino, ma stavolta grazie agli agenti della questura di Venezia il ladro viene arrestato, sarebbe l'autore di altri colpi in terraferma. Donati gli organi di Eleonora Chinello, la 14enne padovana travolta e uccisa mentre andava a scuola in bici, minuto di silenzio nell'istituto che frequentava ad Olo, il suo banco vuoto colmo di messaggi d'addio. Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Cavarzere, nell'azienda Consorzi Agrari d'Italia, ferito gravemente ad un piede un operaio, sul posto vigile del fuoco, carabinieri e Spisal. Inchiesta palude, l'avvocato di Renato Boraso ha chiesto gli arresti domiciliari, le sue condizioni di salute stanno peggiorando ed è a serio rischio infarto. 6 anni fa l'incubo della tempesta Vaia con le sue piogge incessanti e le raffiche di vento che devastarono la montagna veneta, domenica alle 21 il racconto di quei giorni terribili nel documentario di Media Nord-Est. Buonasera e benvenuti all'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Ipotesi nucleare a Marghera. Il governatore Zaia è contrario all'idea lanciata da Renato Brunetta, che aveva trovato anche l'apertura del governo e degli industriali. La mia posizione è assolutamente di contrarietà, però è la mia personale posizione. Attenzione. Senza giri di parole, il presidente Zaia si dice contrario alla realizzazione di un sito nucleare a Porto Marghera, la cui idea era stata lanciata giorni fa da Renato Brunetta, presidente della Fondazione Venezia, capitale mondiale della sostenibilità, e verso cui il governo ha dimostrato un'apertura. Pensiamo piuttosto, ha proseguito Zaia, alla riconversione in energia pulita a Marghera, spiegando poi nel dettaglio il motivo della sua contrarietà. Io penso che il dibattito su Venezia sia un dibattito assolutamente delicatissimo, perché la comunicazione che daremo è che Venezia vuol fare una centrale nucleare. Quindi io la vedo così, che sinceramente il mondo è grande, Venezia la prenderei in causa per ultima, ma non perché è meglio che la facciano nel giardino di casa altrui. In questa fase storica penso che Venezia non abbia anche bisogno di un ulteriore dibattito, un ulteriore progetto. Piuttosto pensiamo alla riconversione con energie pulite di Marghera. E ripeto, magari verrà fuori qualcuno, dimostrerà il contrario, dimostrerà che la soluzione sarà il nucleare, ma ad oggi penso che l'impatto di questa proposta sarebbe assolutamente devastante. Le dichiarazioni di Zaia arrivano all'indomani di quelle del capogruppo della Lega in Consiglio regionale Villanova. Non si utilizzi il Veneto come miniera energetica per il resto del paese, aveva detto. Immediata la reazione dell'opposizione. La Lega va in confusione e in meno di 24 ore dalle dichiarazioni di Villanova arriva la clamorosa smentita di Zaia, ha dichiarato la capogruppo del PD in Consiglio regionale Vanessa Camani, che aggiunge: con questa presa di posizione Zaia va a sua volta in evidente contraddizione con gli orientamenti del governo Melone espressi dal ministro Urso nei giorni scorsi. Un dibattito acceso, destinato a non arrestarsi velocemente e molto sentito anche tra i cittadini, che partecipando con 7.000 chiamate al sondaggio della trasmissione Ring si sono detti favorevoli all'80% al nucleare a Porto Marghera. Lunedì 4 novembre il capo dello Stato Sergio Mattarella arriverà a Venezia accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto per partecipare alla giornata dell'Unità Nazionale e alla festa delle Forze Armate. La cerimonia si terrà in piazza San Marco con inizio alle 10:30, mentre l'arrivo del Presidente è previsto a mezzogiorno. Proprio in previsione dell'arrivo del Presidente della Repubblica, questa mattina le frecce tricolori hanno svolto ripetuti sorvoli su Venezia per un allenamento in vista della loro esibizione di lunedì. Ed ora andiamo a Mestre con una spaccata che si è verificata alle 6 di questa mattina, ma questa volta il ladro è stato arrestato. L'avete beccato? Diciamo che lo hanno arrestato. Daniele, titolare insieme al figlio Matteo dell'Enoteca Piper in via Castellana Zelarino, adesso sorride soddisfatto. La polizia ha arrestato il ladro di origine tunisina che in mattinata aveva assaltato il loro locale entrando dal retro dopo aver infranto la porta a vetri con una bombola di gas. Questa mattina alle 6 c'è scattato l'allarme di intrusione del nostro locale. Noi siamo intervenuti prontamente per vedere cosa era successo e c'era un furto in atto, ovviamente. Una persona che ha scassinato la porta tentava di portarci via del materiale.
che poi al nostro arrivo, dopo averlo identificato che eravamo lì, è scappato via. Noi a distanza lo seguivamo un attimino, nel frattempo sono arrivate le forze dell'ordine. Si tratta del 15° colpo in 10 anni, 3 soltanto l'anno scorso, tra aprile e ottobre, l'arresto in mattinata, poco distante ai campi sportivi, dopo un inseguimento roccambolesco, raccontano padre e figlio, e grazie al monitoraggio delle telecamere di videosorveglianza poste all'esterno del locale prima e poi al tempestivo intervento della polizia arrivata sul posto con diverse volanti. E l'hanno bloccato e arrestato dopo un inseguimento, a dir poco, roccambolesco. Gli inquirenti non escludono il ladro possa essere lo stesso che nei giorni scorsi ha messo a segno altri colpi, sempre in zona Mestre e Marghera, utilizzando il tombino come ariete. I ringraziamenti dei titolari del Piper e ai poliziotti della Questura di Venezia. Bisogna spendere due parole per i ragazzi che hanno operato, sia della squadra mobile che delle volanti, che hanno fatto un lavoro meticoloso. E dopo l'assalto nel pomeriggio affisso sulle vetrine del locale il cartello "Aperti per furto", tra provocazione e conforto. C'è un ragazzo che picchia una ragazza. L'audio della telefonata del residente di Vigo Novo ai carabinieri nella tarda serata dell'11 novembre 2023, mandata in onda in esclusiva da Pomeriggio 5, ricostruisce gli istanti fatali per il destino di Giulia Cecchettin. Pronto, Carabinieri Chioggia? Sì, salve, io mi chiamo da Vigo Novo, dal balcone di casa mia. Ho appena assistito a una scena di un ragazzo che picchiava una ragazza, però se ne stanno andando in questo momento. È una grande rischio, mi sembra, non riesco a capire, se ne stanno andando ora. Non ho capito, in macchina se ne sono andati. Abbiamo la targa? No, non riesco a vederlo da qua, purtroppo, mi dispiace. 11 novembre 2023, ore 23:18. La voce è quella del residente di Vigo Novo che per primo dà l'allarme ai carabinieri. Giulia Cecchettin è appena stata aggredita e picchiata da Filippo Turetta e l'uomo ha assistito alla scena dal balcone di casa sua. La telefonata al 112, a rispondere sono i militari di Chioggia, mette i brividi. Io ho visto una ragazza che si sfida dalla macchina e che gridava aiuto, e poi ho visto la scena di questo ragazzo che era lei a terra che la prendeva a calci, però in questo momento se ne sono andati. Cioè, e poi cosa avrebbero fatto? Poi sono risaliti in macchina, in questo momento se ne sono andati. L'audio della telefonata, mandato in onda in esclusiva da Pomeriggio 5, scandisce attimo per attimo il dramma. È il primo atto della tragedia e quegli istanti sono fatali per la vita di Giulia. Una grande punto colore? Credo nera, molto scura. Vabbè, adesso vediamo se riusciamo a intercettare quest'auto, però così con questi dati non è che abbiamo tanto. No, ha perfettamente ragione, io vi ho chiamato immediatamente perché non sapevo che fare, ho paura, volevo scendere, però chiaramente ho paura a mettermi in mezzo a questa situazione. Ha fatto bene, ok, grazie. Nessuna pattuglia arriverà sul posto, troppo scarsi gli elementi. Nel frattempo Turetta, con Giulia semi incosciente sul sedile posteriore, si è già diretto a Fossò, dove si fermerà per una prima tappa non sapendo cosa fare, come ha raccontato lui stesso nell'interrogatorio e nel memoriale. Forse vuole parlare, in ogni caso Giulia si rianima e tenta di scappare, scattano le coltellate, è la mattanza dei 75 fendenti. Stando al suo racconto, a quel punto Giulia è già morta, l'orologio scandisce le 23:41, sono passati appena 23 minuti da quella telefonata ai carabinieri e il destino della ragazza è già compiuto. Nelle ore successive, domenica mattina, quando Gino Cecchettin si presenta in caserma per fare la denuncia di scomparsa, l'episodio non viene subito messo in collegamento con la telefonata di Vigo Novo della sera prima. Sarà lo stesso testimone, leggendo le chat del paese con l'allerta per Giulia, a recarsi a casa Cecchettin, riferendo quanto aveva visto. E solo a quel punto, tarda mattinata di domenica 12, inizieranno le indagini. Con un Filippo Turetta ormai già in viaggio, la fuga impossibile di un assassino che terminerà lungo un'autostrada in Germania. Dopo quello di ieri, nuovo incidente in A4, questa volta nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Lo scontro alle 8 di stamattina, quando un'auto ha tamponato una cisterna che trasportava materiale infiammabile. Fortunatamente nessun ferito grave, ma lunghe code e disagi al traffico hanno dato letteralmente in tilt fino a circa le 17 di questo pomeriggio.
Ora parliamo del dramma della studentessa a Dolo, vittima di un incidente stradale. La famiglia ha deciso di donare gli organi. Un dolore immenso ha travolto la famiglia di Eleonora Chinello, la 14enne di Sant'Angelo di Piove di Sacco, investita e uccisa ieri mattina mentre in bicicletta stava andando a prendere l'autobus che l'avrebbe portata a Dolo, dove frequentava il primo anno di ragioneria all'Istituto Lazzari. I genitori hanno dato il consenso all'espianto degli organi e questo gesto di generosità consentirà di dare la speranza ad alcuni malati. Eleonora è deceduta in ospedale a Padova, dove era arrivata in condizioni gravissime. I medici avevano tentato anche un intervento chirurgico. Ieri mattina era uscita di casa, come sempre, salutando i fratellini e i genitori Massimiliano e Silvia Chinello, molto conosciuti in paese perché titolari dell'agriturismo al Pra di via Borghetto. Stava attraversando la strada all'incrocio tra via Galilei e via San Polo quando è stata centrata da un'auto guidata da un 34enne di Campolongo Maggiore diretto verso Vigo Rovea. I soccorsi, arrivati in poco tempo, hanno rianimato la giovane sul posto e l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale, ma le speranze si sono infrante nel pomeriggio. Oggi a scuola a Dolo è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Eleonora. I compagni sono sconvolti e hanno scritto decine di biglietti per salutare la loro compagna. I loro pensieri, pubblicati sul sito dell'Istituto Lazzari, raccontano di una ragazza dolce e sempre sorridente. Il sindaco di Sant'Angelo di Piove di Sacco, Guido Carlina, ha espresso tutto il cordoglio dell'amministrazione e dell'intera comunità, la famiglia Chinello. È probabile che la procura aprirà un'inchiesta. Purtroppo si tratta dell'ennesimo incidente nel Padovano con protagonista studenti che vanno a scuola. Dopo le morti a fine settembre del 18enne di Mestrino, Alessandro De Marchi, vittima di un incidente in moto davanti all'Istituto Scarcerle a Padova, e di Sofia Gambato, 17enne di Campodarsico, investita in via Belzoni a Padova mentre stava attraversando la strada per entrare al liceo selvatico dove studiava. Altri due giovanissimi studenti delle medie sono rimasti feriti dopo essere stati investiti a San Martino di Lupari e 90 a Padovana. E infine la tragedia della piccola Olesia, la 12enne ucraina, investita e uccisa da una motrice di un treno mentre attraversava il passaggio a livello con le sbarre abbassate in via Friburgo a Padova. E venerdì scorso Kevin Gentilin a Castelfranco Veneto, vittima di un incidente mentre stava andando a scuola. Incidente sul lavoro poco dopo le 16.30 nell'azienda Consorzi Agrari d'Italia di Cavarzere. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto insieme al personale sanitario del SUEM per soccorrere un operaio rimasto gravemente ferito a un piede. L'infortunio è avvenuto durante le operazioni di pulizia di un silos, dopo essere finito dentro un tombino con un meccanismo in movimento. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal. Inchiesta a Palude, l'avvocato di Renato Boraso ha chiesto gli arresti domiciliari per il suo assistito. Le sue condizioni di salute, ha detto, stanno peggiorando ed è a serio rischio infarto. A poco più di tre mesi dall'arresto per corruzione dell'ex assessore Renato Boraso nell'ambito dell'inchiesta Palude, il suo legale, l'avvocato Umberto Pauro, ha depositato in Procura Venezia la richiesta di modifica della misura, dal carcere padovano in cui è detenuto agli arresti domiciliari. Il motivo principale sarebbero i problemi di salute di Boraso, le cui condizioni sono peggiorate e sarebbe a serio rischio infarto. Sul piatto della bilancia, inoltre, fa sapere l'avvocato, dovrebbero avere il loro peso le dimissioni da assessore che segnano la discontinuità con l'ambiente degli affari e della politica e i verbali degli interrogatori dove vengono ricostruiti gli episodi di corruzione di cui è accusato. Ora non resta che attendere se arriverà o meno il placet dei PM Baccaglini e Terzo e l'ok del GIP Scaramuzza per accettare la richiesta di Boraso, l'unico ancora in carcere dallo scorso luglio. Sei anni fa la tempesta Vaia che sconvolse la montagna veneta e non solo per quattro giorni, dal 26 al 30 ottobre 2018. Una pioggia eccezionale, più di quanta ne cadde durante l'alluvione del 1966 e venti che raggiunsero una velocità mai vista dalle nostre parti, fino a 200 km all'ora. Raffiche potenti che spazzarono via 15 milioni di alberi. Un evento che ha cambiato per sempre la percezione dei cambiamenti climatici. Domenica sera alle 21 vi proporremo il documentario di Media Nord-Est Veneto in ginocchio, il racconto, le voci e le terribili immagini dei giorni che sconvolsero il nostro territorio. Ed ora per la rubrica Vita da edicolante, questa sera sentiamo Alessandro Zennaro, da 30 anni in trincea come titolare del chiosco edicola di via Sandro Gallo al Lido di Venezia. Zennaro è rimasto l'ultimo e unico rivenditore di soli giornali senza tabacchi in tutta l'isola. Ancora resiste ma lancia un appello.
Ho rilevato il chiosco nel gennaio del 94, giustamente sono 30 anni, ci vuole una certa costanza, un tipo di lavoro abbastanza particolare che impiega diverso tempo, condizioni di lavoro non sono ottimali, specialmente per chi come me lavora in chiosco, caldo d'estate e freddo d'inverno. È uno dei pochi di me che vende solo di giornale. Sì, è una rarità al giorno d'oggi. Però con fatica si cerca di resistere, ecco. I guadagni son bassi, si parla di 20-30 centesimi lordi a coppia, quindi queste sono attività che nascono sui grandi numeri. Se non vendi è difficile coprire anche le spese. Come è cambiata la situazione? È cambiato purtroppo in peggio, l'internet, il web ha cambiato tutto. Onestamente bisogna dirlo che non è difficile trovare quel contenuto dei giornali, trovarlo con abbastanza facilità nel web e per di più gratuitamente, quindi come prodotto sta perdendo anche di valore. Dopo abbiamo il problema del ricambio, difficilmente si affacciano nuovi clienti in chiosco, si continua a lavorare con i soliti clienti quotidiani. Cosa si può fare? Gli editori possono fare tanto. Prima di tutto rinnovando un accordo nazionale che è scaduto da 10 anni. E 10 anni sono tanti. E soprattutto devono smetterla di essere nostri concorrenti, perché si sono messi a regalare abbonamenti digitali, offrono proposte di abbonamento agli illustrati con una scontistica che va dal 70-80%, con gadget e concorso a premi annesso, e a livello economico a queste condizioni noi siamo fuori mercato. Vale ancora la pena? Sì, dai, fino a quando c'è margine si lavora. Con questo per stasera è tutto, vi lasciamo alle previsioni del tempo e poi al telegiornale di Treviso. Buonasera.